campo in erba naturale, se ne vedono pochi così. Avete, secondo me, giocato una partita non solo importante sotto l'aspetto della concentrazione, ma poi avete saputo anche adattarvi un po' alle condizioni non solo del terreno ma anche del Roma City. Sì, abbiamo fatto una buona partita, poi quando le cose vanno in questa maniera è tutto positivo, anche il campo che per noi è comunque diverso da quello su cui siamo abituati a giocare. Sì, abbiamo fatto una buona partita, dai, siamo stati presenti tranne insomma, il secondo tempo in alcuni frangenti quando insomma, dai, un po' la stanchezza, un po' per nostre caratteristiche, insomma, abbiamo fatto qualcosa che poteva costarci caro, però tutto sommato, insomma, guardando tutto quello che è stato il nostro percorso, aver fatto una partita insomma, così e avendola pure vinta, non possiamo ogni volta stare a cercare il pelo nell'uovo. Lo voglio cercare io il pelo, mister, perché ovviamente voglio stimolare una squadra abruzzese a fare più punti possibili. Ancora una volta, e non so se è un difetto questo e se te lo aspettavi, soprattutto in tantissimi uomini siete entrati all'interno dell'area di rigore, ma è mancato quello spunto giusto per chiudere prima un match che però avete, per me, stradominato. Sì, in effetti... Anche questa è una nostra caratteristica, che insomma non siamo eccezionali quando dobbiamo cercare il gol, ma dipende dalla manovra, non è che dipende dagli attaccanti, che spesso ci perdiamo e facciamo più azioni individuali che, insomma, che di squadra. Questo a volte ci fa vincere le partite, a volte magari ci toglie qualcosa, però insomma... È chiaro che quando tu fai una partita del genere dovresti perlomeno essere più pericoloso. Noi siamo stati neanche tanto pericolosi per le occasioni che si erano create in mezzo al campo dove magari si poteva andare a fare meglio. Ma ripeto, insomma, da questa squadra bisogna prendere anche il lato positivo, quindi che è una partita tosta con una squadra forte dove hai corso pochi rischi e anche... Insomma, giocata discretamente. Allora, Massimo Profeta, durante la nostra diretta, uno che di calcio se ne intende, mi ha detto il mister ha preso esempio evidentemente da Inzaghi, perché Bastoni quando prende campo e crea superiorità numerica, anche oggi si è mostrato con Brunetti che in diverse occasioni ha guadagnato metri e metri del terreno di gioco. Ti scappa un sorrisino, ma non so se vuoi contestare questa analisi tattica di Massimo oppure se c'è qualche spunto che hai preso davvero da uno stadio e da un campo diverso. Avrei voluto contestare questa tua affermazione, perché già parli di Massimo Profeta, non è che parli di Fabio Ferrarese. Allora, in fondo è sempre un giornalista Massimo, nonostante... Quindi può dire tutto. Quindi non deve parlare proprio. Ah, ecco. Tra l'altro, riferito a quello di cui stavi parlando, non ho mai avuto il piacere di vedere giocare l'Inter, a parte i gol che fanno, e quindi non so che cosa combinano. Per quanto riguarda Brunetti, oggi 7:30 pieno, Roberto, ti preannuncio quello che sarà il mio voto, perché ha fatto di tutto e soprattutto ha salvato un gol sulla linea da difensore vero, da difensore esperto, perché ha letto le intenzioni dell'avversario. Ecco, allora pensasse a salvare i gol sulla linea, perché in quel frangente, nonostante abbia dimostrato di poter fare il trequartista, ma ci ha fatto stare col fiato sospeso fino a che la palla non usciva fuori, perché ogni volta gli ridavano la palla e lui ritentava ancora le giocate. Vabbè, a parte gli scherzi, Brunetti è un giocatore che in effetti è più forte di quello che pensavo. E quindi Roberto, adesso l'ultima prima di lasciarti ai colleghi, l'Aquila che deve vedere solo le sue partite o che deve cominciare o continuare a guardare un po' quello che fanno le altre, lì sopra soprattutto. No, la San Benedettese è iniziata con mezz'ora di ritardo e sta pareggiando. Guarda, avevamo già detto che noi dovevamo pensare a fare i punti, c'è stato un periodo dove abbiamo perso delle opportunità e queste
insomma danni, ci hanno costato caro, nel senso che ci hanno un po' allontanato da quello che invece poteva essere un altro tipo di discorso. Non lo è più, mister, quello l'obiettivo principale? No, l'obiettivo principale, ripeto, è sempre quello di fare le domeniche, di fare prestazioni di buon livello e di vincere le partite. Questa è la seconda che rivinciamo dopo tanto tempo, e quindi vediamo la prossima, vediamo le altre, insomma noi dobbiamo vincere, perché poi quando riesci a vincere le partite sei felice, e poi dopo quello che otterrai sarà il frutto di quello che hai meritato, però comunque almeno hai meritato qualcosa di buono. L'ammonizione perché, mister? Credo la prima stagionale? Sì, no, avevo protestato per un fallo stupido, cioè nel senso sbagliato, ho detto... Una parolaccia in più. No, non ho detto una parolaccia, ho detto che poteva essere fallo, e poi l'ho detto sotto alla tribuna, l'arbitro si è impermalosito, ma già gli ho chiesto scusa.